Ho amici italiani che sono come fratelli miei, vengono a casa mia, prendo, mangiano, dormono, io vado a casa loro. Quando stai con i tuoi amici ti senti uguale a loro, ti senti proprio un cittadino italiano a tutti gli effetti. Credo che i ragazzi in particolare siano quelli che hanno meno problemi, perché vedono la realtà così com'è e non si pongono problemi ideologici, non hanno barriere preconcette. Invece quelli che hanno più problemi sono quelli o che non vogliono vedere o che non riescono a vedere, perché nel frattempo con l'età sono diventati un po' miopi. Uno sta sull'autobus, magari sta parlando con un amico mio, con qualcuno, magari al telefono, dopo un po' si girano. Ah, ma... oddio, ma sei nero? Il complimento che mi viene detto, ah, ma come parli bene l'italiano? E io rispondo, ma anche lei. E la persona che poi me la chiede poi si offende. Anche ieri sera mi è capitato, ci sono uscita, stavo parlando in italiano con mia sorella e c'erano due ragazzi lì vicino che mi hanno sentito parlare in italiano e mi fanno, ma tu parli italiano? Sentirsi italiano non è solo mangiare cibo italiano, uscire con gli italiani, vestirsi di marche italiane. Essere italiani è, prima di tutto, come ho detto, essere cittadino.